Santi, non eroi, abbiamo detto nella puntata di ieri. Coraggiosi dinanzi alle esigenze del Vangelo, perché vedete, il Vangelo è molto umano, ci fa diventare uomini e donne, ci aiuta a camminare nella santità, ma è esigente. E dinanzi alle esigenze del Vangelo, certamente noi delle volte ci scoraggiamo, ci sentiamo piccoli, ci sentiamo fragili, non riteniamo di non avere la forza. E questo è umano. Però, se io penso che il Signore ci dona la strada, devo anche essere certo che a camminare non sono solo io, ma c'è Lui con me. E Lui non mi abbandona. E questo deve appunto far emergere in me la forza e il coraggio. Quali sono i segreti? Iniziamo a vedere qualche segreto per il coraggio cristiano, così come abbiamo visto i segreti per il coraggio umano. Attenzione che non c'è un coraggio umano e un coraggio cristiano, nel senso che non si contrappongono, no, ma le due cose vanno quasi sempre insieme. Dico quasi sempre perché molte volte alcune azioni degli uomini stridono con il Vangelo. E allora, il primo segreto che mi porta dentro forza e coraggio, volontà di seguire il Signore, è lasciarsi incantare dal suo amore. Nella Scrittura leggiamo, nella lettera agli Efesini, l'immenso amore al quale ci ha, col quale meglio, ci ha amati. Vedere Gesù, vedere il suo amore, contemplare la croce, che cosa mi può procurare dentro se non una grande meraviglia di questo grande amore che Dio mi ha donato e mi dona ogni giorno, di questo grande amore con cui il Signore mi ama. Ed è l'amore che mi converte, è l'amore che mi fa riflettere, è l'amore che riaccende un cuore semmai spento dall'abitudine piuttosto che dall'egoismo, piuttosto che dall'individualismo. Lasciarsi incantare dall'amore del Cristo e del Cristo crocifisso è il segreto fondamentale di ogni coraggio cristiano. Perché vedete, il coraggio è qualcosa che ha a che fare con cor, no? A me piace vedere un po' questi accostamenti. Il cor in latino vuol dire cuore. Da dove viene il coraggio di una mamma, per esempio, nel donarsi ai figli, nel salvare i figli, il coraggio di un padre, il coraggio di un amico, il coraggio di un fratello, di una sorella, se non dall'amore che lui nutre per quella persona? Ma per noi è diverso. Noi dobbiamo farci venire il coraggio non tanto pensando all'amore che io ho verso il Signore, ma pensando al Signore, all'amore che il Signore ha verso di me. È Lui che mi ama. Giovanni dice che è Lui che ci ha amati per primo. È Lui che muore per me. È Lui che mi viene incontro. Io devo semplicemente lasciarmi incantare, lasciarmi stupire da questo amore. Ecco il segreto fondamentale del coraggio cristiano. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!